Amici di Scrivere Senza Parole, per leggere oltre le storie, bentornati ancora in compagnia per questa terza parte in compagnia di un esperto di cinema, Giuseppe Cozzolino. Vogliamo ridirlo il curriculum veloce per chi non avesse visto le altre due parti, docente di cinema, docente, dillo dai, veloce, pro forma. Scrittore saggista, docente di cinema all'Università di Napoli per 20 anni e più, opinionista televisivo di tanto in tanto anche per cinematografo su Rai 1 e in generale organizzatore di corsi e laboratori di scrittura e dedicati appunto all'intrattenimento. Ma Collaboratore cinema anche stretto del grande prof Valerio Caprara, Valerio vogliamo Caprara, dire. sì, Sempre su assolutamente sì. te, No, no, Valerio Caprara è il mio maestro, è uno dei miei eh? punti di Lo dico sempre riferimento. con umiltà, lo dici sempre quando sfoggia il suo curriculum, lo dice come se sì, vabbè, come se avesse raccolto semenze fino all'altro ieri. Comunque abbiamo un grande del cinema, perché abbiamo lasciato nella puntata precedente con un interrogativo. Va bene. Ma allora, libri e cinema, chi influenza chi? Fu un argomento nell'evento Paura sotto la pelle 2 che si svolse qua a Bologna, dove Sì, tu fosti ospite insieme al prof Caprara, ma insieme a tanti altri come Stivaletti, come la Cristiana Stori, come la Paola Barbato, la sceneggiatrice di Dylan Dog, eccetera, oltre a tanti certo. grandi scrittori, più grandi scrittori italiani di genere. Vogliamo dire. Il cinema italiano, crisi, 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 perché noi ci siamo chiesti, ma il cinema italiano che posto ha nella cultura di oggi, pop generale, all'inizio dell'intervista? Bene, oggi Sì. c'è questa grande iniezione di scrittori, quindi di letterati, gente che uno si aspetterebbe di alto livello, quantomeno culturale e qualitativo, che si prestano giustamente alle sceneggiature o al concedere che i loro libri vengano trasposti in serie o film, oppure insomma si parla, come parlavamo prima, delle biografie di grandi personaggi, di grandi artisti, ma questo per il momento lasciamo un attimo da parte. Parliamo di questa iniezione di letteratura nel cinema, visto che ormai gli scrittori fanno anche gli opinionisti sui casi di cronaca nera. E noi parlavamo di cinema, in questo caso crime oppure addirittura horror. Giuseppe. Vabbè, allora, ci vorrebbero 10 puntate per parlare di questo argomento. Cominciamo? Ma guarda, allora facciamo due esempi classici, no? Nei nostri i generi che abbiamo citato, il crime e appunto l'horror. Allora, nell'horror, uno scrittore che praticamente ha costruito anche attraverso il Thinking. cinema la sua leggenda è Stephen King. E assieme a lui poi si è in qualche modo creata una nuova generazione di autori che sono in qualche modo si sono diciamo così alternati fra i due mondi. Penso anche a Clive Barker che per esempio nasce anche come pittore, come artista a 360 Un artista gradi. completo, Clive Barker. Esatto, e che però ha approdato anche abbastanza giovane alla regia con Hellraiser. Quindi Sì, è meraviglioso. diciamo che l'horror già porta molti esempi di questo tipo. Poi sul versante crime, per esempio, in Italia noi abbiamo ovviamente il fenomeno dei fenomeni, lo abbiamo già accennato prima, cioè Roberto Saviano con Gomorra. Che per tanti versi, partendo dall'idea di realizzare un libro di cronaca, un libro che racconta la realtà, alla fine ha trasformato sia il suo libro e sia poi i prodotti derivati in opere di fiction pura, perché Domanda, infatti, dica. domanda, tra parentesi veloce, flash, l'orrore di oggi, una volta era lo splatter, era la casa che è arrivata fino al numero 7 forse, e derivati, erano nightmare, c'era tanto anche splatter, o c'erano tanti. L'orrore di oggi, forse è più a raccontare la bruttura che hai
vicino di casa? Può essere una sorta di orrore, per questo prendo il piede? Sì, sì, questo sicuramente sì, anche se in realtà è un tema, diciamo, che ricorre già negli anni 70, nel cinema horror degli anni 70, cioè in realtà Non aprite quella porta, che abbiamo citato prima, è ispirato a dei casi reali di assassini, necrofili e cannibali realmente esistiti, come del resto lo stesso Psycho di Hitchcock si ispira alla vita di Ed Gein, questo famoso assassino necrofilo che per l'appunto aveva l'abitudine di dedicarsi a tassidermia e fece praticamente anche con sua madre, se ricordo bene. Non fare spoiler per chi non ha visto Psycho. Ci sono magari due che non hanno visto. Vabbè, spero che l'abbiano visto, perché se non hanno visto manco Psycho, penso che questo video non faccia per loro. Di crescere, insomma, magari uno ha 12 anni adesso, fra 3 anni vuole vedere, però tu gli hai già raccontato, perché hai visto per caso, gli hai già raccontato come finisce o come appare la verità. No, assolutamente. Ah. Io ho parlato del caso di cronaca a cui si è ispirato, non ho parlato della trama del romanzo del film, quindi potranno vederlo tranquillamente. A proposito di casi di cronaca, noi parlavamo di letteratura, della commistione tra letteratura, in questo caso giallo, noir, crime, il cinema, ma io ho notato una timida e pur notevole presa di posizione ultimamente da parte dei più grandi scrittori di crime, delle trame basate sui grandi misteri italiani, che, come parlavamo poco tempo fa nelle altre puntate, prima non si sapeva nulla, ora qualcosa in più si sa. Tutto no, ma si sa. Per esempio, Gladio una volta non si sapeva che esistesse, adesso sappiamo che era una realtà e che sappiamo tutto il progetto. Conosciamo il progetto Blue Moon, conosciamo certe altre trame, non conosciamo le situazioni ai nostri misteri, ma insomma a quelli degli altri magari sì. Ecco, questa commistione tra letteratura e cinema, in realtà però, a chi sta giovando? Alla letteratura o al cinema? Scrivendo e magari sceneggiando serie e film basati sui misteri italiani, a chi giova di più? Sono vasi comunicanti, giova a tutte e due le realtà, è un sistema che poi si nutre di... Beh, mica tanto, pure. Mica tanto, no? Perché se i lettori non sono mai in crescita e gli spettatori dei film, soprattutto ma italiani... Ma no, nessuno... I libri su determinate tematiche, vedi appunto, che ne so, il caso Orlando o la banda della Magliana, vendono, perché appunto in qualche modo ispirati a cronaca, e quindi vendono. Lo stesso dicasi per le fiction o per i film o per le serie TV tratte da quei libri. Quindi, ripeto, è uno specifico settore che vende, che riesce ancora a vendere, mentre ovviamente le opere più dichiaratamente di fantasia, specie per quel che riguarda i romanzi, i gialli classici o altro, hanno sicuramente un mercato inferiore, perché lì entra in gioco un discorso di pura creatività, di pura fantasia, e molti potenziali lettori non si appassionano perché non è tratto da una storia vera. E quindi, tornando e con questo chiudendo l'argomento, le grandi biografie di personaggi o avvenimenti del passato più o meno recente, che quindi ci incuriosiscono di più, che stanno spopolando adesso e stanno riempiendo, diciamo, i cataloghi cinematografici, sono A, per mancanza di inventiva, oppure B, perché la gente sente più il bisogno di avere una qualche sorta di spiegazione sui fatti della sua storia recente? Diciamo che alla gente piace che gli si racconti un qualcosa che fa parte magari di ciò che hanno letto sui giornali o che hanno visto la televisione,
e quindi si lasciano più facilmente coinvolgere in una narrazione legata a un caso realmente avvenuto. E quindi è anche un fattore, tra virgolette, psicologico. È un po' come un tempo nei grandi processi degli anni 50 c'era un sacco di gente comune che andava ad assistere ai famosi delitti, che ne so, il delitto Montesi o anche altri grandi casi. La saponatrice di... Esatto. E c'era, un pubblico... Esatto. A Cianciulli, quindi, tutte quante Aversa, tra l'altro l'hanno mandata lì a voi ad Aversa, perché l'OPG di Aversa è sempre stato, li mandavano tutti lì, sia quelli della banda alla Magliana, quelli, gli amici Raffaele Cutolo e gli amici. Modestamente. Dottor, li mandavano tutti lì alla fine. Siete stati, e comunque sia, sì, abbiamo avuto il meglio del meglio. Siete stati beneficiati del meglio della nostra umanità. Sì, in generale. Comunque, ribadisco, c'è da sempre un interesse, anche chiamiamolo anche morboso, da parte del pubblico, quando sanno che è una storia legata a un caso reale. Viceversa, un racconto di pura finzione, almeno per quel che riguarda forse il nostro pubblico, ma insomma, ha un appeal diverso. Ha anche il suo pubblico, ma è diverso per certi versi. Allora, Giuseppe, io prima di chiederti, collegandomi a questo, che cosa insegni e o insegneresti tu nei corsi che fai o che farai, una domanda che mi viene così sul genere erotico. Una volta esisteva il genere erotico, adesso non lo so più se esiste, onestamente non so più neanche se esista. No, abbiamo avuto 9 settimane e mezzo, noi che negli anni 80 guardavamo quei film, ma c'è una profluvia di film, generalmente di serie B, pochi di serie quasi A, che comunque si dedicavano all'erotismo. Adesso, tra l'altro, io non ho visto le ultime news, faccio il mio migliore auguri a Tinto Brass, sì. Sappiamo che non sta bene, questo era un ospedale. Non sta bene, sì. Io non ho visto nient'altro, non so se è successo altro, ma è stato sdoganatore della cultura erotica, perché la cultura non può prescindere dall'erotismo. Ne abbiamo parlato prima, quando era legata all'horror, l'horror italiano era strettamente legato a un erotismo dove non si vendeva niente, ma sembrava più pornografico che andare oggi su Pornhub. No, perché era veramente cattivo e crudele il contesto, era crudo, era, mamma mia, scioccante, era disturbante, allo stesso tempo disturbante magari perché ti smuoveva qualcosa. Tinto Brass ha fatto dell'erotismo in Italia, diciamo così, che ha realizzato, ha figurato e ha dipinto ed esposto in tutte le strade italiane le varie scene che ogni italiano e italiana si figura nei suoi immaginari comuni. Lui ha fatto un po' questo tipo di mestiere. Il genere erotico oggi, comunque l'erotismo davvero, e perdonatemi l'ultima, fino a qualche un po' di anni fa, almeno 10 se non di più, anche tanti telefilm thriller americani non disdegnavano quella botta di erotismo un po' crudo, magari un po' buttato lì alla non so cosa, ma che dava un sapore particolare a tutto il resto della trama. Adesso neanche quello, è un politically correct che fa paura. L'erotismo nel cinema dove è finito? Ma guarda, allora, in realtà anche in questo caso un po' si è istituzionalizzato. Tu pensa al successo di 50 sfumature di grigio, cioè un erotismo che addirittura è diventato un sistema di vendita porta a porta, cioè per casalinghe, dove si è sdoganato anche, diciamo così, il sadomaso, quindi tutta una serie di pratiche che adesso sono state inquadrate. Ma tu hai visto il film?
L'hai visto? Ho visto giusto per dare un'occhiata, perché sinceramente... Ci ho provato stavolta, ma più di 20 minuti non sono riuscito. No, io devo dire, l'ho visionato un po' per ragioni di lavoro, per capire, insomma, cioè così come ho dato uno sguardo ai libri. Ma ti devo dire, effettivamente, la cosa più, diciamo così, è proprio perché c'è... Te lo dico io, non voglio che lo dica tu per non confonderti. Dialoghi e sceneggiature demenziali, che in situazioni pure, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, io e la mia compagna lo guardavamo per ridere, abbiamo detto, dai, facciamo... Per quanto ci ridessimo sopra, abbiamo detto, no, è troppo anche per noi. È troppo anche per noi, non ce la posso fare. Ora, parliamo di erotismo vero. Le 50 sfumature di grigio sono una pruderie letteraria, è vero, che ha fatto uno sfracello, ma il film pure pare, ma l'erotismo lì dov'è? Non c'è l'erotismo, non è come quello che ci propinavano, non dico neanche Tinto Brass, ma altri maestri, quando facevano film di un altro genere. Noi abbiamo avuto come miti l'Antonelli, la Sandrelli, che erano miti di sensualità e erotismo con un nulla. Linda Christen, Emanuel. Tantissime. Manuel forse era già una di quelle meno, come dire, patinate. Era troppo regalata. Ti piaceva? Patinata. Non dico, io adesso non sto parlando delle docce di Edwige Fenech e Barbara Boucher, sì, per l'amor di Dio, ma delle situazioni che creavano i registi di altri tempi, non lontani tra l'altro, e che sanno creare, ma non, io non le vedo più. Dimmi tu, esiste ancora? E se sì, dove? Erotismo. Allora, ti dico sinceramente, bisogna cercare, perché all'interno anche di serie TV o di successo ci sono, diciamo, degli elementi trasgressivi in questa direzione. Un po' addirittura anche, se vogliamo, in serie come Il Trono di Spade c'è uno sdoganamento del lato erotico sessuale in maniera esplicita, per così dire. E ti dico, io in realtà non me ne sono occupato in modo continuativo, perché poi è un settore che mi interessa sicuramente, perché però allo stato attuale, però uno dice, ma perché no, ma mi interessa relativamente, perché adesso, diciamo così, non c'è più, appunto, come la differenza che negli anni 70, negli anni 80, quel senso della trasgressione che accompagnava un film o una produzione di questo tipo. Adesso in qualche modo è diventato tutto omologato, cioè degli elementi legati a un erotismo più o meno farlocco li trovi in tante produzioni televisive, web, cinematografiche, eccetera. Però in modo totalmente addomesticato. Come dicevi tu, Tinto Brass, con tutti, anche se io non sono proprio un fan sfegatatissimo di Tinto Brass, però Brass perseguiva in maniera coerente una sua estetica, ed era un provocatore puro, nel vero senso della parola. Io lo incrociai anche una volta, come incrociai anche Moana Pozzi in una vecchia fiera del libro napoletano negli anni 90, una delle prime Galassia Gutenberg che si facevano a Napoli, e devo dire, insomma, che erano comunque personaggi che, al di là di tutto, effettivamente avevano una sorta di carisma che oggi non c'è, almeno sulla base delle mie esperienze. Quindi, sinceramente, poi certo, volendo, ripeto, ci sono dei film sul sesso molto interessanti. Per esempio c'è Shame di Steve McQueen, che è un film molto forte su questa tematica e che effettivamente, diciamo, ha una sua importanza, una sua pregnanza non indifferente. Ce ne sono anche altri, ma indubbiamente, come dicevi tu, il politically correct è anche un po' il sistema. Ma sai perché poi quando fanno i film su delitti eccellenti, anche recenti, sul delitto di Meredith Kercher, Meredith Kercher, su altri recenti, dove la componente sessuale c'era, come
Se ci fosse stato un regista di 20 anni fa, gli avrebbe buttato dentro comunque la tensione sessuale, non la scena, che non è quello generale, la tensione sessuale che genera poi la crisi di qualche gli avrebbe buttata dentro. Adesso, magari anche essendo causa scatenante, la racconta un tenendo lì come sia una cosa che è successa, ma fila liscia e via. Assolutamente. E diciamo che l'erotismo per il momento nel cinema ce lo possiamo scordare. Giuseppe, ma tu dirigeresti mai un film porno? O sceneggeresti, non so, dimmi te. Ma guarda, allora io in passato ho anche scritto dei saggi su questo specifico tipo di film, di cinema, e dipende, nel senso che quelli che io pure visionavo negli anni 80-90, qualcuno sì, l'avrei diretto quel tipo di stile, e stiamo parlando sia di produzioni francesi che italiane che americane. Francesi maestri. Uno stile specifico e non sai, però oggi anche in questo settore c'è una tale omologazione con i vari Snapchat, le varie formule web, con le varie cam chat e i video che ormai vengono realizzati veramente a velocità supersoniche, che oggettivamente non c'è anche in quel caso, perché paradossalmente anche quelle produzioni negli anni 80 avevano un'organizzazione, degli sceneggiatori, cioè, la cosa assurda è proprio quella, cioè c'era una preparazione comunque anche di quelle produzioni. Oggigiorno è tutto fatto in una maniera industriale come McDonald's, e quindi fra l'altro è anche poco coinvolgente a mio avviso, cioè l'hardcore attuale è davvero qualcosa che non so come riesca a creare, diciamo, eccitazione per quanto mi riguarda. Nel cinema in generale, uscendo dall'erotismo, prima di andare poi su un argomento che ti piacerà e piacerà a tutti i nostri amici aspiranti attori, sceneggiatori, registi, ma soprattutto appassionati culturalmente del cinema, prima di arrivare a quell'argomento, scusate la tosse, ti chiedo: qual è, secondo te, buttiamola in tifo, curva nord, curva sud, in Italia, l'attore più sopravvalutato, o attrice, più sopravvalutato e più sottovalutato? Se non può dirlo, io ti faccio i nomi, tu fai le facce o fai finta di non farlo. Di tu i nomi. Allora, attrici soprattutto sopravvalutate, quelle intense. Quelle che parlano. Quelle che, anche se alzi il volume a 400, tu non senti un cazzo. E c'è sempre la stessa voce piana. Me ne viene in mente una, Valeria Golino, che anche quando la doppiano, la fanno doppiare magari da lei stessa, però purtroppo brava, bella, quello, per l'amor di Dio, non me ne voglia. Ma onestamente. Guarda, allora io l'ho anche. No, allora io devo dire, l'ho anche incrociata a Venezia un paio di volte. Allora, personalmente le riconosco un certo. Poi, scusa, posso fare lo stronzo? Scarico il barile su Paolo Cortellesi, che io non conosco assolutamente, ma che una trasmissione con, non mi ricordo che, diceva, prendeva in giro un po' le attrici, quelle intense, e allora le imitava come. Ho provato malamente a fare io prima, e che in realtà sono tutto un bisbiglio, quindi cioè, do la colpa a lei, mi perdoni anche, adesso ho due nemiche che non conosco, famosi, mi tagliano. Prego, vai pure avanti. No, io ribadisco, cioè, sinceramente, le attrici, no, sulle attrici italiane attuali, insomma, è anche una questione di come si dice, di approccio, di riuscire a, diciamo, a farti coinvolgere da una performance o da un'altra. Vuoi ti riformuli la domanda in modo più corretto? Io ti sto dicendo, cioè, è anche una questione di sensibilità personale, cioè
Allora, qual è il quid che manca perché tante delle brave attrici che abbiamo possano essere veramente delle attricione come sono state, sono tuttora Meryl Streep come non so, come sono le grandi di Hollywood? Cosa manca a queste ragazze, a queste donne? Ragazze, ma è donne, io le chiamo ragazze per l'età mia, ma... Allora, io faccio un discorso generale perché appunto è sempre antipatico fare nomi da questo punto di vista. Allora, la questione fondamentale ed è sempre quella che un po' riguarda, è un dilemma atavico del cinema italiano, è il provincialismo, cioè la capacità di superare i limiti anche dal punto di vista delle storie, perché quando si fanno sempre determinate storie al cinema, ovviamente storie intimiste, storie di nevrosi, storie di donne sull'orlo di una crisi di nervi, eccetera, oppure quadretti di vita provinciale italiana, tu dici, è naturale che non ci sarà un'evoluzione, le stesse attrici hanno prigioniere lo stesso ruolo. Perdonami, no, è vero, però perdonami, se tu vuoi rappresentare l'Italia in modo diverso da quello che è, cioè il provincialismo italiano è quello che l'ha fatto grande nella letteratura crime. Io mi ricordo che Valerio Varesi mi riferiva di quando, e non solo lui, al Festival della letteratura di Francoforte, diceva, ma sapete perché ci piacete? Infatti lui in Francia ogni 2x3 lo chiamano il Simenon italiano, mentre in Italia sì, è conosciuto, ma non come da loro. Lui e non solo lui, ti dico, scrittori italiani che hanno fatto il provincialismo della località, della caratterizzazione locale, quindi anche caratteriale delle persone. La fortuna della nostra letteratura è perché nel cinema no, però allora è una contraddizione. Ma ti ripeto, là, facciamo un altro discorso, è come per l'horror. Cioè fare un horror o un giallo o un thriller con un'ambientazione locale è spesso una mossa vincente, ci sono tantissime, anche produzioni internazionali, pensa alla produzione francese, sia di noir che di horror, spessissimo è ambientata in piccoli paesi, in piccoli centri, in piccole realtà. E se in Parigi i piccoli arrondissement sembra di viverci? Sì, ma lo stesso vale per i gialli del nord Europa, per dire Millennium, Uomini che odiano le donne, cioè alla fine diciamo funziona quando tu scegli un genere, il giallo, il thriller, il mystery, l'horror funzionano quando fai questo. Quando invece racconti semplicemente la nevrosi di una coppia, la nevrosi di un uomo che vuole partecipare a tutti i costi a un reality show. Dici, una volta, due volte, che la terza è proprio basta. Allora, quello non va. Cioè, quello a mio avviso poi, diciamo, finisce con l'invalidare anche il lavoro di ottimi attori, voglio dire. E tutto sta nel non coraggio, tra virgolette, perché molti ancora legati a un approccio autoriale, a una visione autoriale del cinema italiano, pensano che raccontare storie o poliziesche o appunto orrorifiche o anche di altri generi sia una limitazione della loro arte. Invece, dal loro punto di vista, il film vero, importante, da festival, deve essere per forza quello che racconta la nevrosi di un uomo chiuso in una stanza e che rimugina, che ne so, su come si è fatto... Sai perché ti dico balle? Sì. Perché se tu vai a vedere all'inizio e alla fine dei titoli di ogni film italiano, sì, più nel contesto delle commedie che non nel contesto di altri film, c'è scritto che hanno ricevuto i fondi perché erano ritenuti di interesse culturale nazionale. Certo. I film, certo. Io non farei vedere... almeno la metà non li farei vedere neanche al mio peggior nemico per torturarlo.